che giro facciamo oggi? Oggi andiamo sul Floriz. Floriz? Quindi tanta escursione altimetrica a piedi, portage. Tanto dolore. Sì. Tanto dolore. Una via crucis. Una via crucis. Non si può certo dire che di dolore non ce ne sia stato, ma la piacevole compagnia ci ha fatto dimenticare presto la fatica. Ma vediamo il percorso. Da Rigolato si segue la strada regionale verso Forni a Voltri e dopo qualche chilometro si svolta a destra in salita per Givigliana. Pochi tornanti e si prende a sinistra un'antica carreggiata che costeggia dall'alto il rio Fulin. Salita e caldo incessanti ci costringono ad una breve sosta per refrigerarci alla fontana di Collinetta. Da qui comincia la fatica vera. Raggiunto il rifugio Tolazzi, la pendenza si fa via via più decisa e una serie di tornanti ci fa guadagnare a fatica l'arrivo al rifugio Marinelli. A questo punto il ristoro è d'obbligo per raccogliere le forze ed affrontare l'ultimo sforzo che ci porterà con qualche tratto di portage alla nostra meta, il Monte Floriz. La discesa è a dir poco spettacolare. Dal crinale del monte si perde rapidamente quota raggiungendo l'ampio avvallamento erboso di Casera Plumes. Un breve free ride ci consente di intercettare il sentiero che ci conduce con una breve ma estenuante risalita a Sella Bioichia. Giusto il tempo di riprendere fiato e a inizio l'ultima parte del percorso in discesa, che attraverso antichi sentieri e strade acciottolate che intersecano i suggestivi borghi di Givigliana, Stalis, Vuezis e Gracco, ci riporta alla base del nostro giro. Eccoci arrivati al Marinelli. Purtroppo dopo la sella sta arrivando la nebbia e non si vede una mazza. Eccoci qua, che panorama insuperabile, guardate che meraviglia. Ecco, anche oggi la sfiga ci perseguita. Guardate il Collians, che meraviglia! Potete solo immaginarvelo dietro la nebbia. Ecco, questa è praticamente la vista che avremmo potuto vedere. Ecco. E invece oggi ci dobbiamo accontentare di sta cosa qua. Per me è matto, ma per noi è innocuo, eh. Bellissimo, siamo in cima come Friul Bikers, abbiamo diritto a cosa? Siamo arrivati in cima al monte Floriz. Floriz, ecco. Diciamo che la visibilità è discreta, si è aperta, così, il panorama è, diciamo, discreto. Guardate, si vede la strada che abbiamo fatto per arrivare al Marinelli. Il Marinelli è semi nascosto, si vede appena appena, il Collians è ancora nascosto dalle nubi, ma in compenso si è alzata la nebbia. Ecco, anche qui c'è una lunga trincea della Grande Guerra che si protrae per diverse centinaia di metri. Guardate che
razza di costruzione straordinaria. Casera Plums 1719. Thank you.
Adesso Claudio, ok? Luciano, ok? Pipì. Robby, se devi fare la pipì adesso, tutti i pipì adesso. Guarda che getto, di buono ancora un idrante. Diversamente proporzionale, più piccolo ce l'hai, più getto hai. Io non so. Questo dici tu. Cosa ci manca? Bicchieri. Quanti? Quanti bicchieri? Uno sicuro. Uno e basta? Prendi due, tre. No. Fai tre, via. E io costa la ghecchi, non si può lavare per lui. Di che stavi lavorando, no? Puoi credere, come guarda anche lei qualcos'altro degli uomini, non è che... Sì. No, no, gli ho vietato, assolutamente vietato. Io poi, tutti santi. Le altre sono tutte ma lei, Dio, lei no! No! Voi vi chiederete cosa ci fa Roberto Cantarutti qui in meditazione. In realtà sta facendo meditazione obbligata, perché qui c'è la solita bucatura. Allora, la solita immancabile bucatura, però per fortuna guardate dove ci troviamo, ragazzi. Non per dire, ma guardate. Ma io ho scelto proprio bucare, non buco mica. Ah, beh, no. Guardate che bello. Guardalo lì. Un ragazzino, come un ragazzino. Per me tu, no tu, ti drogi. Tu non è possibile, non è possibile. Doc, tu ti fai le cosette, no, tu non è possibile, ti fai di quelle. Tu ti fai quei beveroni, no, e dopo vai su come uno stambecco, ce l'hai 55 minuti, mamma mia.